cambiamo decisamente argomento perché con l'avvicinarsi del Natale, come ogni anno, torna il tradizionale appuntamento con Peppe Barra e la cantata dei pastori al Teatro Trianon Viviani di Napoli. Lo spettacolo sarà in scena dal 22 al 30 dicembre 2023. Il tutto rientra nel programma C'è aria di festa, il titolo con il quale Malisa Laurito ha voluto appunto riassumere l'articolata programmazione di dicembre del Teatro Trianon Viviani. Ne parliamo oggi proprio con il protagonista assoluto dell'opera, il buongiorno, seppur in collegamento, al nostro gradito ospite Peppe Barra. Grazie davvero per essere stamattina con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, Peppe, anche quest'anno non poteva mancare il consueto appuntamento con il Teatro Trianon Viviani, con questa fantastica opera. Un appuntamento imperdibile, direi, per tutti i partenopei, ma non solo. Che cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Ma quest'anno bisogna, come sempre, ogni anno, la cantata dei pastori si rinnova giorno dopo giorno. Non è mai uguale lo spettacolo della cantata perché ha un testo antico, per cui un testo a soffietto, per cui è un testo che può durare, infatti è durato 4 secoli, proprio per questo. Ecco, la cantata dei pastori è un classico, possiamo dirlo, ed è sicuramente un capolavoro che non andrebbe perso almeno una volta nella vita. Che cosa rende così unico questo spettacolo? Ma è la favola più bella del mondo, è la nascita del verbo umanato, la nascita del vero lume tra le ombre. Questi poi sono i due titoli che dettero i gesuiti a questa sacra rappresentazione nata nel 1698. Ecco, nasce in quell'epoca e ebbe una strana storia perché nacque e fu commissionata dai gesuiti all'abate Perrucci per distogliere i napoletani dagli spettacoli blasfemi che venivano fatti in quel periodo a Napoli. Per cui poi il popolo se ne appropria e la cantata dei pastori attraverso i secoli e poi è diventata talmente scurrile e talmente non adatta ai gesuiti, per cui fu proibita dal clero, ma si continuò a fare di nascosto fino ad arrivare ai giorni nostri nel 1974, quando Roberto De Simone e la nuova compagnia di canto popolare la riprese, la rispolverò e continuò a fare. Fino io poi l'ho ripresa dopo un anno, nel 70, nel Sì. 70, dopo 4-5 anni e l'ho portata in giro con mia madre Concetta Barra. Quando andò Certo. via lei ho continuato a farlo fino a giorni nostri, ringraziando Dio, è ancora attuale, è ancora bella, è ancora viva. La sua versione, tra l'altro, mette in scena la cantata con la trama classica, appunto, della cantata dei pastori, ma anche con una Certamente. nota innovativa e comica, tipica appunto del suo essere un grande attore, ma non solo. Che cosa la lega così tanto a quest'opera? Ma beh, questa è anche perché è un omaggio a mia madre, un omaggio a Natale, che poi non è altro che la cantata dei pastori, non è altro che il presepe in movimento, il presepe che si muove. Ormai sono 50 anni che io rappresento la cantata, sempre con successo, l'abbiamo portata in giro addirittura fuori l'Italia, l'abbiamo portata in Inghilterra, in Francia, in Spagna. E ha avuto sempre un enorme successo proprio per la sua semplicità da favola popolare. Ecco. Quindi in tutta Europa. La storia, tra l'altro, creata nella seconda metà del Seicento, come lei ha ben detto, e che ha subito poi varie modifiche nel corso dei secoli, racconta proprio del viaggio che Maria e Giuseppe intraprendono per giungere poi a Betlemme. Ma che valore ha oggi questa rappresentazione? Ha il valore che ha sempre una favola bella, che racconta l'amore, che racconta la religiosità, che racconta la pace che in questo mondo che stiamo vivendo, un mondo abbastanza brutto e buio, è veramente un messaggio di luce, che fugasse questa luce veramente, fugasse le ombre che ci stanno avvolgendo negativamente, drammaticamente, soprattutto in quest'ultimo periodo, che la guerra è brutta, la guerra va evitata, invece
sembra che tanta gente voglia la guerra perché continua a vendere armi, continua a amare la violenza, il dolore che causa agli altri. Ecco, questo è un messaggio d'amore che la cantata dei pastori, come ogni anno io cerco di mandare a tutti, un messaggio di pace, di luce e di amore. Speriamo che quest'anno, con questo grande esorcisma della nascita del Verbo umanato, possa veramente fugare le ombre. Ecco, non posso che accogliere e condividere appieno il suo messaggio. Uno dei personaggi, tra l'altro, iconici della rappresentazione è il famoso Razzullo, accompagnatore in qualche modo di Giuseppe e Maria e sempre affamato. Lei veste proprio i panni di questo scrivano Razzullo e ne conferisce anche una nuova dignità, un ruolo veramente importante questo, un personaggio che poi nel tempo stava perdendo un po' la sua centralità. No, comunque sempre il protagonista della cantata, insieme a Sarchiapone. Sarchiapone è quello che diverte grandi e piccini, grandi e bambini, diverte perché è simpatico, anche se è un assassino che fugge da Napoli per rifugiarsi in Palestina, in una Palestina chiaramente napoletanizzata dall'abate Perrucci, e comunque si accoppia con Razzullo, diventano i due affamati per eccellenza e combattono anche loro, a modo loro, con la loro ingenuità, il male che non vuole far nascere il bambinello. Ecco, angeli e demoni comunque nella cantata si scontrano fino all'epilogo finale, e dove nasce il bambino, e tutti noi, tutti gli attori e tutti i protagonisti, gli attori che hanno fatto la cantata, che hanno interpretato la cantata, cantiamo davanti alla grotta quando nasce Nina Bettelemme di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Tra l'altro con questa cantata viene raccontato perfettamente il profondo rapporto che i napoletani hanno con il sacro e anche con il profano, un rapporto che anche a distanza di anni non cambia mai. No, ma soprattutto il rapporto che è sempre vivo nella napoletanità, il rapporto col presepe. Napoli è la città per eccellenza dei presepi, con la strada San Gregorio Armeno, e devo dire che non è che mi faccia molto piacere avere ogni anno uno scontro con il turismo di massa della strada San Gregorio Armeno, però comunque è così e va bene così, perché ormai è diventata una tradizione. Ma però lui si è accattato a Castasuro, perché non avrei su la guardà. Esatto. Allora maestro, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, perché questo spettacolo, lo spettacolo storico appunto, la cantata dei pastori, è in scena al teatro Trianon Viviani con appunto lei, Peppe Barra, è un cast ovviamente di grandi professionisti dal 22 al 30 dicembre 2023. Noi la ringraziamo veramente di essere stato stamattina con noi, seppur in collegamento. E quindi grazie, grazie mille, le facciamo l'in bocca al lupo volevo ovviamente per... Volevo sì? Ricordare la regia di Lamberto Lambertini e la certo. Collaborazione artistica di Lalla Esposito che interpreta quest'anno, come l'anno scorso, il personaggio di Sarchiapone. E che noi salutiamo, facciamo l'in bocca al lupo veramente a tutti e grazie ancora per essere stato con noi. Noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità, rimanete con noi con Mattina Live.